Racconti dal Derryland numero 5, come il mio Chanel preferito. Non ne ho idea. Parliamone insieme dopo la sigla. Bentrovati sterniani, così come si apre la prefazione di questo numero, bentornati al circolo Le Horla, gestito da Angus Derryland. Un Angus Derryland, non lo so, leggermente diverso da quello della serie regolare. Questo forse è il primo appunto che mi sento di dire, non necessariamente in maniera negativa, su questo Derryland, che ci porta a, diciamo, confezionare altre storie, ci porta a confezionare 9 storie da brivido, di cui c'è una novità. Come magari alcuni di voi sapranno, le storie del Derryland sono fondamentalmente delle ristampe prese da altri, come si dice, volumi, da altre storie del Baccarozzo, della Bugs Comics, delle saghe di mostri, delle saghe di alieni. Mi viene anche da pensare delle saghe di gangster in questo numero, ma erano tutte edite, non erano inedite. Mentre questo quinto numero sancisce il primo numero con due inediti. Diamo il benvenuto a due storie inedite, entrambe scritte da Simone Fiocco. Quindi magari su quelle storie mi soffermo mezzo secondo di più, giusto per dire qualcosa sugli inediti. E questo sancisce anche la continuazione del Derryland, che in teoria doveva appunto chiudersi con il numero 5, come detto da Fumasoli stesso. Ma visto il successo, il Derryland continuerà e ospiterà anche ex studenti della Bugs Academy. Cos'è la Bugs Academy? È appunto questa scuola di sceneggiatura e anche di disegno che tiene la Bugs Comics. Parliamo un secondo della cornice attorno a queste 9 storie, ovvero dei nostri fantastici protagonisti che io adoro sempre di più, che forse proprio perché questo numero non è l'ultimo, come si supponeva, ma andrà a continuare, mi viene da pensare che il finale, l'ipotetico finale pensato per questo quinto numero, sia stato cambiato. Io mi aspettavo finalmente la rivelazione che la signora Peabody avesse un'ombra molto forte, avesse un demone, che sarebbe stato sconfitto, magari con la presenza di Samuel, oppure anche solo grazie al circolo Le Horla, chi lo sa. Qua invece non vediamo questa cosa, l'argomento signora Peabody viene un attimino accantonato, c'è qualche indizio che ci fa capire che magari la signora Peabody ha dei mancamenti quando appaiono degli insetti che a quanto capito non sono reali ma sono frutto delle allucinazioni, dell'immaginazione. Quindi non lo so, magari cercheranno di allungare la trama della signora Peabody, anche perché l'altro membro del circolo Le Horla invece a tutti gli effetti è sparito, che era un fantasma, appunto. I due protagonisti giovani sono quelli, presumo, che rimarranno anche quando finirà la storia della signora Peabody. Mentre per quanto riguarda il nuovo membro, che è questo demone, come si chiama? Woland. Mi fa venire anche lui, la sua presenza mi fa venire un altro dubbio. Lo dico in modo molto estremo. Il Derryland è canonico perché, se non sbaglio, Samuel ci ha detto che i demoni non possono stare fuori dal corpo che li ospita senza tornare in legione. Questo demone chiaramente ha avuto appunto un permesso premio da legione per ritornare, come è capitato ad alcuni eresiarchi nella storia di Samuel Sterna. Però non capisco come riesca in totale autonomia a stare in questa forma senza scomparire, senza possedere di nuovo una persona. Presumo sia semplicemente una libertà artistica che il Derryland può permettere rispetto alla storia principale. Però non mi dispiacerebbe che venga chiarito, non mi dispiacerebbe a questo punto, magari dopo la fine del ciclo dell'Apocalisse di Samuel Sterna, una Bibbia demonologa di Samuel Sterna, esattamente come c'è Theia, la Bibbia, del mondo di Kalia,
Mi piacerebbe anche avere una Bibbia di Samuel Sterna. Questo è un invito che faccio a Fumasoli per il prossimo, dopo le copertine dell'incubo, mi piacerebbe vedere appunto qualcosa di questo tipo, proprio che riferito proprio ai demoni, a quello che possono o non possono fare. Partiamo subito con la prima storia, che è il sorriso di Matka, che non è Magda, quella di Carlo Verdone, ma un pochino. Questa cosa me l'ha ricordato, di Andrea Guglielmino e Francesco Lo Storto. Andrea Guglielmino, come sapete, io lo apprezzo molto, e adesso è in uscita con il suo crowdfunding, che dovrebbe, se non sbaglio, aver raggiunto il goal, il prequel del suo fortunatissimo Garibaldi vs. Zombie, ovvero Garibaldi vs. Frankenstein. Quindi se siete interessati a questa storia di Garibaldi, ecco, seguite Andrea Guglielmino, magari vi metto qua sotto qualche link, così andate a trovare le storie. La prima storia appunto parla di questo dipinto, ma soprattutto parla anche di depressione postparto, e il fatto che Guglielmino sia riuscito a trattare un argomento così reale in una chiave così, così fantasy, così horrorifica, in pochissime pagine, perché davvero stiamo parlando di 20 pagine, tanto tanto di cappello, con tanto di doppio plot twist finale, quindi che non so se svelarvi o no, ma no, non ve lo svelo, dai. Comunque tanti complimenti a Guglielmino e tanti complimenti anche allo Storto, perché ci sono alcune tavole davvero interessanti, soprattutto una tavola finale. Immagino sia stato difficile pensare come rendere quello che succede in quello specifico frame, chiamiamolo così, frame. Eppure ci è riuscito, cioè l'ho compreso subito, e quindi molta molta chiarezza. Mi è piaciuto, complimenti. La seconda storia appunto è la prima inedita che vediamo di Simone Fiocco, che si chiama Una buona storia. L'ho apprezzata, molto carina, quasi quasi divertente, cioè nel senso non è una storia creepy, è una storia fantasy, parla appunto della presenza di fantasmi e di creature che arrivano dall'aldilà, ma il modo di raccontarla non è assolutamente pauroso, anzi è quasi umoristico. L'ho apprezzata, l'unica cosa che a me non è piaciuta tantissimo, ma forse perché non lo so troppo dietro alla storia, quindi non so se è la prima delle due storie che Fiocco ha scritto, è sicuramente la prima in ordine cronologico che hanno pubblicato, e il fatto che sia una storia che parli di una storia e che sia la prima storia inedita che noi vediamo, l'ho trovato un attimino ridondante. Magari avrebbe avuto nella mia testa, appunto, che so che è stato il primo inedito, avrebbe avuto magari più fortuna se fosse stata la seconda storia pubblicata dopo Food Delivery, che è appunto la seconda inedita sempre di Fiocco. Ma a parte questo mio piccolo appunto personale, l'ho apprezzata davvero, è stata molto molto intelligente come trovata. Secondo me c'è anche un po' di biografia, no? Ci vedo magari uno scrittore e dico non trovo la chiave giusta. Magari la chiave giusta è uno scrittore che non trova la chiave giusta e fa di tutto per trovarla, persino risvegliare autorevoli morti. Questa cosa molto carina. Ovviamente anche i disegni mi sono piaciuti molto, mi è piaciuta la versione di Lovecraft fantasmino, come si dice, non è che è cartunesco, perché lo stile segue tutto il resto, però quest'aura attorno lo fa sembrare, no, non lo so, un po' più genio della lampada. Mi è piaciuto molto. Doppio Malto di Congedo e Lamberti appunto è quella che secondo me è una storia che poteva essere tranquillamente prelevata da Gangster, perché appunto parla di alieni, quindi anche di paranormale, però anche di gangster, e mi piace questa mescolanza delle storie. Una storia che mi ha stupito, il plot twist mi ha stupito perché è davvero corta la storia. Mi aspettavo, non lo so, che durasse qualche pagina in più, ma non che sia incompleta, la storia è completissima, ma è stata talmente veloce quello che succede alla fine che mi ha contribuito, diciamo, a darmi questo effetto jump scare. Quindi complimenti a riuscire a condensare in così pochissime pagine tutto questo.
Torniamo con la seconda storia inedita, che è anche la seconda di Fiocco, Food Delivery, che invece ho apprezzato di più. Segue lo stilema classico di una storia Bugs, con il classico colpo di scena alla Bugs, che non mi aspettavo, anche perché sul finale avevo quasi intuito qualcosa, ma non così, cioè non a questo livello, e è stato davvero forte, anche perché rileggendola poi ti rendi conto di tutti gli indizi che vengono messi nelle poche pagine a disposizione su quanto il lavoro che si sono scelti questi due poveri disgraziati, questi driver, chiamiamoli così, sia davvero forse uno dei lavori peggiori, non quello del driver in generale, del rider, non quello del rider in generale, ma questa versione del rider, quindi molto molto carina. Non so se è fantascienza il fatto che un rider venga istruito in una prima uscita, anche se poi vediamo il motivo, in realtà hanno ordinato due menù, o se il fatto che il menù vegetariano costi meno del menù di carne. Questi sono i due elementi fantascientifici più alti. Comunque molto molto carina anche la seconda storia di Fiocco, complimenti. Poi andiamo sul Cuore del Faraone di Matteo, di Matteo e Maruccia, un'altra storia che ho apprezzato molto. Ecco, qui avrei voluto vedere di più. Anche qua non è assolutamente tronca la storia, non è assolutamente incompleta, però c'è un crescendo di questo professore che diventa questa strana belva e sembra che sappia un sacco di mitologia, di storia antica dell'antico Egitto, e fa la fine del ratto, anzi fa la fine dello scarafaggio, per mostrare a noi lettori che fondamentalmente alla fine era solo un vecchio rudere, un professore che non si aggiornava, quando in realtà all'inizio io avevo pensato che questa nuova professoressa potesse essere davvero una che lo stava scalzando, ma che in realtà lui sapesse qualcosa che avrebbe portato chissà quale maleficio, no, sull'umanità. Invece no, fa una fine de merda. Però ecco, mi è piaciuta, mi sarebbe piaciuto vedere l'universo espanso di questo mondo, ecco. Continuiamo con Alla luce di una stella morta di Filadoro, Fumasoli e Olimpieri. Ecco, qua si va sullo spazio, quindi presumo sia nel mondo alieni della Bugs Comics. Non è assolutamente il mio territorio, lo sapete, io le storie sullo spazio già di mio non le capisco molto. Se poi ci mettiamo un mix anche teologico, insomma, è stato un po', cioè non è stato molto comprensibile per me, soprattutto alla luce del fatto che non capivo cosa volessero dire questi due astronauti, chiamiamoli così, anche se alla luce del finale si poteva evincere che le loro parole non venissero proprio da loro, ma da questo sciame di creature che generavano l'essenza. Bambini speciali, sempre di Fumasoli e Balboni, è stata una storia anche qua brevissima, che grazie alla sua brevità, si dice, non lo so, mi ha fatto davvero saltare sulla sedia. Ecco, forse un'altra storia che se fosse stata più lunga non mi avrebbe dato questo spavento. Invece proprio il plot twist finale in poche pagine è stato azzeccatissimo, è andato dritto dove doveva andare. Mi ha fatto paura, un misto di paura dato sia dalle parole della figlia, di questo uomo anziano, che generano quell'astio, quel fastidio che possono generare le parole di una persona insensibile, e hanno dato poi un'impennata finale a quello che veramente è quella persona, lasciandomi basito. E infine Vendetta di Fumasoli e Acunzo, diciamo che quando c'è di mezzo un macello, nel senso letterale del termine, una macelleria, più o meno si capisce dove si va a finire, quindi non posso dire che questa storia mi abbia stupito, però a volte è piacevole avere delle certezze, quindi queste protagoniste chiaramente disegnate per essere lo stereotipo di donne lavoratrici, magari non nel fiorfiore della loro bellezza classica, della loro autostima, che vociferano sul capo, che pensano che il capo abbia degli interessi per loro, per poi scoprire e venire deluse che il capo
invece guarda in altri lidi, guarda e fa arrivare una persona più giovane da fuori che le supera, le scalza anche dal punto di vista lavorativo, generando invidia. Nulla di, diciamo, nulla di così fantascientifico nel mondo del lavoro e nel mondo delle interazioni personali, ma dato che siamo in una storia bugs, in una storia horror e siamo in un macello, era abbastanza logico sapere la fine che avrebbe fatto questa nuova arrivata, questo nuovo capo, con tanto di chicca finale sull'anello di fidanzamento che in qualche modo mi aspettavo. Io mi aspettavo di vederlo nel panino, in realtà invece ha soffocato la povera Nora. Comunque, molto molto carina. La storia di contorno che conclude appunto questo Darling, non so bene di cosa ci abbia parlato, queste illusioni del tetto scoperchiato, degli insetti enormi, degli insetti sul tavolo, dei demoni che arrivavano da fuori, che poi è scomparso nelle ultime pagine. Non so bene cosa ci ha voluto comunicare, però appunto secondo me è stata una storia, questa cornice qua, che è stata modificata in modo che il Darylen, che la cornice del Darylen continuasse, e quindi gli do il beneficio del dubbio e voglio vedere nella prossima cornice del Darylen come la storia andrà avanti e come magari si inserirà un attimino anche nella storia principale, perché è chiaro che il demone ha augurato ad Angus buona fortuna in vista della prossima apocalisse. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutte queste storie, qual è la vostra preferita, qual è la vostra spreferita, siate ovviamente buoni, non, assolutamente non cattivi, scrivete qua sotto in un commento. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, un non mi piace, questo video, a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che conoscete, eccetera, lo sapete, le solite cose che sapete. Grazie ancora e arrivederci.